Ciao a tutti, avevo detto che avrei rifatto una challenge e oggi sono qui per fare una One Deep Makeup Challenge e sono diventata Bordeaux, va bene così. Allora, One Deep nel senso che io andrò a fare magari un pump oppure mettere il pennello solo una volta, insomma. Allora, cominciamo subito dal primer e sono qui finalmente per finire il primer e la BB cream facendo, diciamo, appunto l'ultimo pump di entrambi. Se uscirà e se non esce, o se non esce nulla, lo rifaccio, non vale mica. Allora, finché non esce va bene, se no qui. Dai. 6 hours later. Me lo sono andata a cercare, questa è la quantità che abbiamo. Ti odio. La metto solo qua. Un po' per i pori. Che poi una piccola quantità qui non è che si sparge molto bene perché è molto denso, quindi vabbè, come non averlo fatto, accidenti a te. Mentre per il fondotinta ho la BB cream di Puro Bio, e vabbè, per il fondotinta è semplice perché qui non c'è proprio un pump, però ne prendo la quantità che mi serve di solito e facciamo così. Questo è stato un po' barare, ma lo volevo finire. Ora con la frangetta metto, diciamo, il fondotinta, insomma, in generale i prodotti solo una parte bassa del viso. E poi quando ho poco prodotto, è rimasto magari sulla spugnetta, in questo caso sulle mani, lo passo un po' anche sulla fronte, ma se no mi si sporca troppo, mi si sporcano troppo i capelli. Uguale per la skincare, cerco di metterci meno cose lì sopra. Ecco, in realtà ne avrei messo anche un po' di più, ma non si può. Non si può. Ora. Oggi ho deciso che sfumo tutto con le mani. Prendo il correttore di Clio, che in realtà è molto più scuro della BB cream, ma è l'unico in cui posso prelevare il prodotto solo una volta, quindi tiriamo e già questo mi basta, comunque mi basta tantissimo, non ne metto tanto di solito, quindi non ci sono problemi. In questo caso sfumo con le dita perché non avevo voglia di bagnare la spugnetta. Vedete com'è più giallo rispetto alla BB cream? Vabbè, questo avevo dietro e volevo finire la BB cream perché sì, l'ho finita. Ma mi mancava appunto quell'ultima applicazione che non avevo fatto l'altra sera. Se no quel video non usciva più. Mentre l'altro l'ho in fondotinta di Bourjois, l'ho riciclato prima. Quello è finito, finito. Giuro. Un po' si vede lo stacco, ma sfumiamo bene. Uguale, oggi non devo andare da nessuna parte, quindi va bene così. Come esce, esce. Poi, ora che si fa? Mi vado a lavare le mani. Ora, mi sono lavate le mani, aiuto, e ho preso il blush in crema, quello di Woga Woga, e qui sarà un po' più complicato perché dovrò mettere il pennello solo una volta. Allora, questo non significa che io possa fare così. Potrei averne preso troppo, decisamente. Ne ho preso troppissimo. Cosa si fa in questi casi? Aiuto. Non posso usare un altro pennello. A parte che non ce l'ho dietro. Vabbè, si sfuma, si sfuma, si sfuma. Si diventa blush girl. Mettiamo un po' anche qui.
messo quel tantino di blush. Vabbè, e noi ora con la polvere, con la cipria, lo stemperiamo un po', no? Ce la possiamo fare. Allora, oggi uso l'ultimo, quello che è rimasto di questa qui, che poi appunto quella sera mi sono completamente dimenticata di usare queste cose, e quindi vabbè, qui lo posso far uscire quanto mi pare, che poi devo mettere il pennello solo una volta, manco esce più. Ma è un casino, come si fa? Forse ne ho presa anche troppa. Ah, sicuramente sulla fronte un po'. Sotto gli occhi. Qui. Allora, l'ho posizionata un po' dove lo volevo mettere e poi ora comincio a sfumarla e distribuirla meglio. Diciamo che con questa BB cream ne avrei messa un pochino di più, perché poi durante la giornata diventa sempre più emoliente, diciamo. Però va bene così, nel senso, ultimamente non sto usando tanta polvere, poi non devo indossare la mascherina, quindi va benissimo. Mi veniva già da rimetterla. Ok, anche in questo caso con la frangetta metto più polvere sulla fronte rispetto al resto del viso. Qui si richiude, in realtà c'è un'altra applicazione. Poi, io volevo aggiungere anche il blush in polvere, ma direi che ne abbiamo già messo abbastanza. Quindi mettiamo direttamente l'illuminante, questo qui di Sigma, e anche questo è complicato, trovassi il pennello. Dove sei? Ogni volta è così. Lo rigiro. Basterà per entrambi, forse anche qui, magari ne ho preso anche troppo, non lo so. Metto un po' da una parte, un po' dall'altra. E sfumo alternativamente. Non male. Dai, secondo me non è così difficile. Forse, ecco, la cosa più complicata secondo me sono gli occhi. Ora il viso, tranqui. Anzi, anche ora il bronzer, perché ho questa qui di Kaleidos e qui non sono molto pigmentati, quindi io faccio, ci ripasso più volte il pennello. E ora, boh, uso questo qui che magari ha le setole un pochino più dense rispetto al solito, e prendo anche questa qui che è quella un pochino più pigmentata. Passo da una parte e poi dall'altra. Vedete, non si vede molto, questo è stato un po' un fail. Niente, questo è il massimo che riesco a ottenere. Non l'ho detto, non è molto pigmentata questa. E vabbè, dai, un trucco più naturale. Ora direi di passare agli occhi. E mi dispiace sempre farvi vedere una palette che non è più in circolazione, ma mi sono portata dietro la Soul Blooming di Nabla e vabbè, diciamo che il focus non sono i prodotti, quindi ho distrutto un ombretto. Dai, almeno è quello che non usavo tanto, questo viola blu brillantinato. L'ho usato l'altro giorno per fare una specie di eyeliner, era carino, però devo un attimo pulire, scusate. Allora, a parte il danno impartito alla palette, vabbè, doveva succedere prima o poi. Cosa facciamo? Lo so io, allora. Cominciamo dal colore di transizione, usiamo Middle Karma.
stavo già per infilare. Ok, ora con un pennello piatto ma abbastanza morbido, cioè con un taglio un po' più dritto ma morbido, prendo il marrone scuro, questo qua brillantinato, volevo metterlo in modo soft ai lati esterni. Ecco, tipo ora ne ho messo di più a destra che a sinistra, perché ci ho pigiato troppo, non dovevo, lo sapevo. Però fa questo effetto d'ombra, ma un po' tridimensionale comunque, cioè non è molto brillantinato così, non è molto luminoso, però comunque non è completamente opaco. Ok, ora col dito prendiamo invece questo qui in alto, Honey Drip, e qui ce lo passo una volta sola, ne prendo ben bene un bel po'. Lo facciamo prima dalla parte. Fa un po' di fallout questo, no? Che altro se lo metto sulle ciglia, non sull'occhio? Poverino anche lui, cosa deve fare? Però guardate com'è luminoso. Ok, ora con un pennellino ancora più piccolo prendo il marrone scuro Caravaggio e lo mettiamo sotto a fare una specie di linea che esce verso l'esterno. Gira la testa, fare da una parte e dall'altra. Ok, ma io mi fermerò anche qui, che dite? Metto l'illuminante all'interno dell'occhio e con il mignolino ci passo solo una volta. Là. Perfetto, sono scesa troppo. Perfetto, dove te la racconti? Sì, ho fatto un po' di fallout qui. Ma perché sono scema? Perché l'ho messo direttamente sopra le ciglia, quindi si è tutto aperto. Avessi messo sulla palpebra diretta non sarebbe caduto così tanto. Poi, ora per le sopracciglia, io direi che uso un gel colorato, così lo tiro fuori solo una volta e quindi vale come un'unica applicazione, e usiamo quello nuovo di, cioè quello nuovo per me, insomma, il Gimme Brow di Benefit colori 5, quindi faccio così, anzi lo pulisco pure perché sennò me lo passiamo un po' da una parte, un po' dall'altra. Questo è abbastanza pigmentato, quindi non è che lo ripasso più volte di solito. Mi basta tirarlo fuori solo una volta. Ok, ci sono solo le sopracciglia, molto naturali, un po' imprecise. Va bene così, nel senso, ormai ho capito che le faccio così. Mascara, Clio Makeup, quello piccolino, Baby Dark Love. Vabbè, io lo pulisco, anche qui questo prelevo abbastanza prodotto, quindi penso di non avere problemi. Comunque pensavo sarebbe stato molto più difficile, invece alla fine è uscito tutto bene. Cioè, sono soddisfattissima. Potevo magari impegnarmi a fare qualcosa di più complicato agli occhi, però non è che potessi fare chissà che. Passiamo un po' anche di là. Tre ore per mettere un mascara.
Mancano le labbra. Come si fa con le labbra? Cioè, la matita. Cioè, quella è... Ah, mettiamo prima il... uno spray, il Fix It di Infinity, e qui quindi spruzzo una sola volta. Mi è tipo arrivato solo in metà viso, da qui in poi. Grazie, sei stato molto utile. Allora, per il... mettiamo il rossetto liquido. Mettiamo... questo qui il Nana Naked di Banana Beauty, quindi io faccio, e secondo me è anche tanto perché di solito un po' lo pulisco, però non ne ho altri, quindi di solito se ne metto un po' meno perché sennò gli diventa troppo grigio, quindi anche qui easy. Purtroppo dietro non avevo colori più impegnativi. A parte che non è che ne abbia a casa. Bene, quindi questo è il risultato finale. E, frangetta a caso, quindi non la guardate. E secondo me è stato più semplice del previsto. Cioè, nel senso, io non è che usi tanto prodotto di solito, quindi fare solo un pump, infilare il pennello solo una volta mi cambia poco, cioè di solito sono appunto molto parsimoniosa con i prodotti che uso, quindi è uscito tutto bene secondo me e mi piace molto, molto glam. e niente, quindi devo pensare a una challenge che mi metta molto più in difficoltà la prossima volta. Devo fare un ragionamento molto più di indagini di mercato. E niente, quindi questo è quanto. Spero vi siate almeno un pochino divertiti. Iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao!